Adesso dobbiamo parlare di un'altra caratteristica fondamentale di un qualsiasi processo civile, cioè come inizia il processo. Allora, il nostro ordinamento non conosce un solo modo, un solo atto per far iniziare il processo, ma ne conosce due. Teoricamente si potrebbe anche pensare che l'attore vada davanti al giudice e espone realmente le sue doglianze, chiede giustizia e poi il giudice si occuperà di redigere l'atto, farlo notificare al convenuto, eccetera, eccetera. Ammette che questa cosa non è teorica, che davanti al giudice di pace in certi casi è previsto un fatto del genere, ma è una cosa eccezionale. In realtà i mezzi per iniziare il processo civile sono due, la citazione e il ricorso, che sono molto diversi fra di loro, anche se sono entrambi delle domande giudiziali. Come domande giudiziali producono gli effetti delle domande giudiziali. Per esempio, molto importante per quanto riguarda il diritto sostanziale, l'interruzione della prescrizione e ovviamente si determina anche la pendenza del processo. Come si differiscono la citazione e il ricorso? Beh, la citazione funziona in questo modo qua. L'attore redige l'atto di citazione, completo di tutte le sue parti, evidentemente, almeno si spera, lo notifica al convenuto e poi successivamente si va a costituire in giudizio e ci sarà eventualmente, perché possono succedere tante cose, la data della prima udienza dove dovrebbero comparire l'attore e il convenuto, ponendo anche che si siano entrambi costituiti. Quindi il meccanismo è questo: attore, convenuto, giudice. Il processo pende evidentemente con la notifica della citazione, non quando poi l'attore si è costituito. Il ricorso funziona in maniera diversa perché viene fatto, scelto normalmente perché si pensa che così i processi si accelerino. In questo caso l'attore non notifica un atto al convenuto, ma deposita un atto nella cancelleria del giudice. Questo atto appunto è il ricorso, dove chiede tutela giurisdizionale, espone tutti i fatti, eccetera, eccetera, ma non mette nessuna data della prima udienza. A quel punto il giudice non farà una verifica se il ricorso è fatto bene o fatto male, salvo casi eccezionali, ma fisserà lui la data della prima udienza. A questo punto il ricorso con la data della prima udienza sarà notificato al convenuto. Come vedete funziona in questo modo qua, attore, giudice, convenuto. Tutti e due sono domande giudiziali, producono gli effetti delle domande giudiziali. Quindi citazione e ricorso. Diciamo che la citazione lascia un po' più di libertà all'attore, il ricorso è più ingabbiato, indubbiamente, perché poi è il giudice che fissa la data della prima udienza. Quindi la citazione permette una migliore gestione della causa da parte dell'attore ed è per questo che è preferito dagli avvocati rispetto al ricorso. Chissà perché, però. Per una presunta volontà di fare presto, la citazione mano a mano si sta esaurendo come domanda giudiziale, però non la elimineranno, ci sarà comunque. Bene, quindi la domanda si propone in questo modo qua. Allora, parlando di domanda, dobbiamo parlare del principio della domanda, l'articolo 99 del Codice di Procedura Civile, che dice che chi vuole agire in giudizio deve proporre domanda giudiziale davanti al giudice competente. Vabbè, certo, come può fare? Perché come potrebbe essere? Beh, potrebbe essere che il giudice che propone lui la domanda viene a sapere di una situazione che richiede tutela giurisdizionale e decide lui stesso di proporre domanda. Mica esclusa teoricamente questa cosa qua, c'è stata in realtà in passato, nel processo civile. Ma l'articolo 99 vuole esprimere un principio che normalmente, quasi sempre, il processo inizia su domanda di parte e il giudice, solo in casi eccezionali, eccezionalissimi, può proporre lui stesso la domanda. Come mai una scelta del genere? Beh, il processo civile è un processo di parti e si vuole che il giudice, come dice l'articolo 111 della Costituzione, rimanga terzo e imparziale. Capite che se un giudice propone lui stesso la domanda, il rischio che non sia più tanto terzo e imparziale c'è. Quindi è meglio che il giudice rimanga fuori dall'inizio del processo, non sia lui a proporre la domanda, perché non è detto che accada, ma bisogna anche tener conto dei rischi. Un giudice che ha il potere di proporre, magari in tantissimi casi, la domanda, è terzo e imparziale, rischia di non esserlo più. Perciò
stato stabilito il principio della domanda per far rimanere il giudice terzo imparziale, come dice l'articolo 111 della Costituzione. Del resto, l'articolo 24 dice che tutti possono agire in tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Sì, lo dice, benissimo. E come fanno? Con la domanda, col principio della domanda. Bene, ma il principio della domanda da solo non servirebbe se le parti, l'attore che propone una domanda, fa la sua domanda, ma poi il giudice decide di decidere su cose che l'attore non gli ha chiesto. Oppure non risponde, non, il suo provvedimento non riguarda tutti i punti sollevati dall'attore. Qui l'articolo di riferimento, che in realtà forse molto non ci hanno pensato, è collegato con la domanda, è l'articolo 112. 112. C'è il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che forse è ancora più importante della domanda. Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre il limite di essa, e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti. Quindi 112 c'è il giudice, caro giudice, ma tu, una volta che sei chiamato in giudizio, devi pronunciare solo su quello che ti hanno chiesto, solo sulle domande che sono state poste. Né di più né di meno, perché se fai di più, beh, alla fine vai a violare il principio della domanda, c'è un difetto di ultra petizione. Se fai di meno, beh, allora che fai, caro giudice? Non decidi su tutto quello che ti è stato chiesto, c'è un difetto di pronuncia. Come vedete, l'articolo 99 e l'articolo 112 vanno insieme, perché disporre che sia solo le parti a poter proporre domanda e poi lasciare al giudice il potere di decidere quello che gli pare, e allora questo principio della domanda alla fine poi lo vai a violare, no? Quindi il principio della domanda insieme al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato indubbiamente sono collegati fra di loro. Però il 112 dice che il giudice non può pronunciare tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, cambio gli occhiali per decidere meglio. Ma dice anche, e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti. Che significa questa cosa qua? Che per quanto riguarda la domanda c'è questo limite, ma per quanto riguarda le eccezioni no. Chi le solleva le eccezioni? Normalmente l'attore propone una domanda e il convenuto si difende con le eccezioni che tendono a paralizzare la domanda dell'attore. Poi le eccezioni vere sono quelle sostanziali, poi abbiamo anche le eccezioni processuali, tipo incompetenza, difetto di giurisdizione, eccetera, eccetera. Vabbè, ma qua fa intendere che anche il giudice può sollevare eccezioni rispetto alla domanda che è stata proposta. E quindi il giudice ha questo potere. Allora si potrebbe dire, e qua andiamo in un'altra situazione un po' strana, perché se il giudice può sollevare le eccezioni che gli sembra, beh, allora è il convenuto che lo chiamiamo a fare. Ci mettiamo il giudice e sarà lui a difendere nel superiore interesse della giustizia il convenuto. E invece no, perché il giudice non può pronunciare e decidere d'ufficio di tutte le eccezioni che gli sembra. Ci sono delle eccezioni che sono solamente ad appannaggio delle parti, di cui il giudice non può pronunciare, anche se il materiale dell'eccezione risulta dagli atti di causa. Pensiamo all'eccezione di prescrizione, l'eccezione di compensazione, per dirne due, ma ce ne sono delle altre. L'annullabilità di un contratto. In questo caso qua, il giudice, anche se si accorge che il contratto è annullabile, che il diritto è prescritto, che ci sarebbe la compensazione, tutte queste belle cose qua, dovrebbe comunque, non posso lavare eccezioni d'ufficio. Diverso, anche se bisogna andare a vedere con molta attenzione, è il caso in cui si sottoponga alla condizione del giudice l'adempimento di un'obbligazione relativamente a un contratto nullo, non annullabile. E il convenuto non sollevi questa nullità. Qui il giudice dovrebbe avere il potere di rilevare d'ufficio la nullità del contratto. Quindi è vero, il giudice può sollevare le eccezioni d'ufficio, ma non può farlo in maniera illimitata. Ci sono delle regole, delle eccezioni che spettano solamente alle parti. In altri casi, invece, ci sono eccezioni che spettano anche al giudice, come può essere quella relativa alla nullità di un contratto. Per chiudere questa cosa, io vi ho detto che al principio la domanda non si deroga quasi mai, sostanzialmente, però dobbiamo fare due osservazioni.
C'è un soggetto che può proporre domande, e questo è il pubblico ministero, vedete articoli 70 e seguenti del codice di procedura civile. E ci sono dei casi in cui il pubblico ministero agente, non semplicemente intervenente, cioè lui va a proporre la domanda, lui direttamente. Ma chi è il pubblico ministero? Faranno o non faranno questa separazione delle carriere? Comunque è un giudice. Allora dice, ma un momento. Se il pubblico ministero, che è un giudice, propone la domanda, allora è il giudice che propone la domanda. Sì, questa cosa è tendenzialmente vera, ma un momento, il pubblico ministero, quando propone una domanda, nei casi previsti dalla legge, la propone e poi la giudica pure, o la propone e poi il giudizio è lasciato a un altro, cioè il giudice vero della causa. È vera questa seconda opzione. Il pubblico ministero è vero che un giudice rappresenta gli interessi pubblici che ci sono ovviamente, se sono rilevanti anche nell'ambito del processo civile, ma lì non si comporta, non ha la veste di giudice, ma la veste di parte. Certo, non è una parte come le altre, ma ha la veste di parte. Quindi quando il pubblico ministero propone una domanda, è giudice, ma non si comporta come giudice, quindi è terzo, quindi diventa una parte, parte particolare, parte pubblica, ma è una parte. Ancora una cosa, c'è qualche caso che possiamo portare ad esempio di domanda proposta dal giudice? Sì, fa riferimento all'articolo 107, quando il giudice ordina la chiamata di un terzo in causa. Capite che è vero che sono le parti che materialmente devono chiamare questo terzo in causa, ma è il giudice che chiama. Questo è uno dei casi in cui il giudice può proporre lui la domanda. Evidentemente il giudice però se arriva a tanto devi proprio degli interessi particolari che ci sono in questa cosa, perché comunque è qualcosa che resta nella disponibilità delle parti. Beh, quindi col principio della domanda penso che abbiamo detto tutto e passeremo poi a vedere altre situazioni.